Ecco, qui vedete la targa dedicata a Giovanni Danzi, voluta dal Comune di Milano in onore di Giovanni Danzi, che è stato un grandissimo autore degli anni 30-40, l'autore della mia bella Madonnina. Mentre invece qui vedete l'ingresso dell'Hotel Ambassador, dove Salvetti qui organizzava il Festival Bar. Si veniva qua verso le 9 di sera, si stava al bar e naturalmente si beveva come dei pazzi al bar, e Salvetti faceva il Festival Bar in questo albergo, al bar. Il Festival Bar al bar. Andiamo avanti, dai, vieni. Questo che vedete è una pensione, una volta c'era una pensione dove qui dormivano Mino Reitano, Lucio Battisti, qui molti artisti dormivano qui perché erano vicini, costava niente, non mi ricordo cosa costasse, e venivano qui perché così erano vicinissimi, e qui intorno c'era la Ricordi, c'erano tutte le case discografiche, eccetera, venivano qua. Qui invece vedete, vieni, questo è il famoso, il mitico ingresso della numero 1. Questa è sempre in Galleria del Corso. Qui c'era, vedi, Galleria del Corso 2, lo vedi? Questo era l'ingresso della numero 1. La numero 1 stava al quarto piano e c'era anche la EMI, le edizioni EMI, che stavano al secondo piano. Qui sono nati successi da paura, hai capito? Sono nati dei successi. E c'era anche la bla bla di Pino Massara, dove praticamente, come si chiama dai siciliano, il cantautore siciliano? Franco Battiato. Franco Battiato ha realizzato il suo primo disco, o tra i primi, che era L'Egitto prima delle sabbie, eccetera, eccetera. Qui ragazzi, qui siamo passati in tanti, sotto questo portone ha visto passare Lucio Battisti, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Finardi, l'Ira di Dio, la Formula 3, la PFM, roba da me. Allora, questa è Piazzetta Pattari 1/3, che era l'ingresso dove c'era l'Ariston Record, l'Ariston dove io ho lavorato per qualche mese come impiegato. Qui ci sono stati i Mattia Bazar però sono nati dopo. Qui c'è stato Mino Reitano, i Corvi, è stata la nascita proprio dell'Ariston. Mentre se ci giriamo di fronte all'Ariston, voi vedete questo palazzo con la Toni Rossi, questo palazzo è quello dove c'era, alza un po', vai su, qui c'era la Come il Vento di Michele Del Vecchio, con Valdan Bembo, i Fratelli La Bionda, Maurizio Fabrizio, eccetera, e sotto la Esedra, che era l'edizione della FIBI, con Bortolli. Questo è un altro punto musicale fondamentale di Milano, dove anche qui sono nati tanti successi. Vedi, questo che vedete è il Palazzo della Ricordi. Al secondo piano, se Gianfranco lo inquadra, vedete l'ufficio che era quello della Mara all'epoca. E là c'è l'ingresso, adesso è chiuso perché stanno facendo il casino della Madonna qua, che non si capisce. Inquadra un po' quello che stanno facendo qui con l'altro. Qui c'era una volta il portone della Ricordi, che era un bellissimo portone di legno, entravi in un ingresso tutto di marmo e al centro c'era il busto di Verdi. Guardate che tristezza adesso vedere sta roba qua, che mi fa vomitare proprio. Andiamo avanti. Quella che vedete qui invece, siamo dietro alla Ricordi, era l'ingresso della nuova CGD quando fu acquisita dalla Warner. Qui lavorava Fabrizio Giannini e qui noi facemmo sentire a Fabrizio, piano di sopra, lassù, i pezzi di Tiziano quando avevamo realizzato. E finisce il tour qua, ragazzi. Grazie. Prego.